Da qui in poi si pensano alle trasformazioni del mercato del lavoro in Italia, eh? Tutto quello che prima prego, legge 30, anteriori, tutto, dibattito più recente che mi pare appunto a questi tentativi maldestri del luglio passato. Noi sappiamo che in questa fase c'è il passaggio delle risorse dal lavoro al non lavoro, abbiamo visto qui, abbiamo detto i canali diminuiscono, diminuiscono rispetto all'Unione Europea, cambia la distribuzione. Allora, gli economisti, molti economisti ragionavano così, è tutto funzionato alla crescita. Quindi, siccome la produttività effettivamente è ormai storicamente bassa, l'Italia la dobbiamo rilanciare. Quindi facciamo questo pregresso. Diamo al sistema impresa, e il sistema impresa avrà risorse da buttare dentro al forno degli investimenti. Questo cambierà il rapporto del, diciamo, controllo economico, il rapporto del lavoro. Invece non fate transito, però non crescita. Questa era l'idea. Ma quello che mostravo in Italia al tempo è che c'è stato un cambio netto, cioè appena è cambiata la distribuzione, è diminuito pure il crescimento. Cioè il sistema Italia, abbiamo anche le eccellenze di imprese, casi di medie imprese, un po' diverse dalle nostre. Diciamo, siamo in un paese dove le imprese non esistono come sistema loro. Così è fatto il nostro sistema, quindi le imprese vanno sostenute, vanno anche indirizzate. Bene, quello che è successo invece è che il tasso di accumulazione del capitale fisico, cioè gli investimenti, sono passati da 2,6 a 2,5, con una riduzione di un punto percentuale là, anno in Italia. Addirittura questa è l'ultima fase di crisi. Quindi dando chiaro segnale che le imprese si disimpegnavano, cioè non hanno visto il cambio di distribuzione, hanno avuto un po' di distribuzione. O comunque diciamo uno sguardo non lungimirante ma di breve periodo. Quindi i profitti aumentavano, perché naturalmente il cambio di distribuzione aumentava i profitti. Hanno tirato il freno a mano, probabilmente i soldi non avevano fatto male. C'è chi li ha spesi, come ha detto appunto, un imprenditore della zona di Urbino, una zona ad alto tasso di piccola impresa. Piccolissima, dice quando io, un imprenditore del settore ferro, che viene da una famiglia di fabbri, ha un'impresa di 120 addetti, dice quando io mettevo il pieno in cascina, i miei colleghi compravano loro in questo periodo. Lui esiste ancora, come dice, non so se esistono ancora, ma ancora non ci servono. Non so se esistono, perché ormai sta andando anche lui sulla sua, diciamo, ricchezza privata e non indipendente dall'impresa. Ma quello che è successo è tutto qua. Tenete presente, poi vedremo che questo significa molto, ma non significa tutto, perché poi dipende anche dove è investito. Io non ho presente dove è disaggregato, se andiamo a vedere dove è disaggregato, noi abbiamo investito in Italia questo tasso qui, nei settori peggiori, come qualcuno ha ricordato prima, cioè quelli a basso contenuto, dove si poteva utilizzare una poteva essere facilmente ottenuta diciamo, sui contratti precari, perché in quel tipo di contratto di rapporto lavorativo la qualità della manodopera può essere assolutamente scarsa. Quindi non siamo usciti nella fascia alta, nella media, poi abbiamo sempre le eccellenze, ma che rappresenta la famosa eccezione del contenitore. Questo è il rapporto di lavoro corrispondente, cioè se io prendo lo stock di capitale, metto il rapporto al lavoro, ne calcolo la variazione, quindi se vogliamo l'investimento per ogni nuovo occupante, per il processo produttivo, vedete che c'è stato anche qui un cambiamento epocale. Il risultato finale, vado veloce, questo è quello che si chiama il progresso economico, può essere stimato, no? Insomma, diciamo, rallenta, vedete l'ultima parte che rallenta, quindi il contenuto tecnologico dell'investimento si riduce. Questa è la tabellina che ci interessa, se partiamo dall'80, andiamo al 2012, vado in medio, produttività del lavoro in Italia, che sia in Italia, che sia il rapporto di Italia del lavoro, progresso tecnologico, abbiamo una perdita secca in tutti i settori, che naturalmente ha trascinato in tutte le componenti, scusate, e naturalmente ha trascinato in basso la produttività del lavoro. Ecco, questa è la storia così come la vedo io. Bene. Cioè, flessibilità del lavoro, remunerazione salariale in Italia, perché poi c'è chi si è comportato in maniera diversa, sfruttando la stessa
quasi storiche, se vogliamo dire, crollo degli investimenti, rallentamento del rapporto con il lavoro, deterioramento del contenuto tecnologico di questi investimenti, quindi minore capacità di produrre valore aggiunto, minore capacità di sviluppare la produttività, trappola della produttività. Dico trappola perché di fronte alla caduta della produttività e la non capacità del sistema imprese di produrre valore, c'è la tendenza tuttora in atto, non a caso di essere in termini che buona parte della sinistra e sono essere in realtà, di dire, allora che facciamo? Abbassiamo ancora il costo del lavoro, mettiamo la cosa di lavoro che mette in costruzione. Bene, abbiamo problemi di occupazione, ma non in questo modo. Perché noi continuiamo a scendere e se qualcuno entra in breve tempo verrà nuovamente espulso. In economia c'è una regola che dice che tutto ciò che guadagni in produttività in una fase di crisi resiste di più di tutto ciò che guadagni in un solo lavoro. Questa è una regola che non studierebbero neanche gli amici. È questa. In Italia non è accaduto. Se facciamo un confronto con gli altri paesi, faccio dei confronti molto, lasciamo il senso. Do idea, esiste un indice dell'Ocse sempre, no? Non è che stiamo parlando di quello che parliamo, l'Ocse che ci dice quanto è rigido un mercato del lavoro. Se è zero è molto libero, se è 6 è al massimo della rigidità. Bene, l'indice quantitativo è una relazione qualitativa. L'Italia effettivamente è un paese storicamente già da questa costante dal 90 al 95. Subentrano le riforme, scusa? Fino alla 3? Sì, esatto. Dopodiché si riduce naturalmente nelle forme di dualismo per cui abbiamo dei diritti che non è capito questo dibattito, che oppone sempre i vecchi giovani che diventano diritti di una logica strumentale, molto strumentale, alimentata da chi vuole, diciamo, in realtà rompere certi meccanismi di solidarietà intergenerazionale e inter. Diciamo basse, che c'è riuscito. Se ci confrontiamo con la Francia addirittura e la Francia è cresciuta più di noi, quindi questo mi fa dire che non è il vero problema, o se c'è ce n'è una parte. No, esageriamo, una parte non per l'altra. Ce n'è una parte. La Germania, ma la Germania è tornata a crescere. Scesa, quindi è ampiamente cambiata. E voi vedete i dati, adesso io guardo solo l'Italia, questa è la produttività del lavoro nel settore manifatturiero dal 2001 al 2010, meno 0,05. Cioè il lavoro è aumentato, paradossalmente più di quanto è aumentato il prodotto per la vita. In un contesto che sta diventando, ecco, questo è un elemento fondamentale per cui secondo me la sinistra che vuole rappresentare degli interessi che viene presente. Se il lavoro aumenta in un contesto tecnologia capitale d'arte e la produttività del lavoro diminuisce, ce lo aspettiamo. Noi usiamo la famosa formula di produttività marginale dei crescenti. Bene, cioè se su questo computer ce l'avevo io, ce l'avevano due, ce l'avevano tre, insomma cominciamo a darci fastidio e probabilmente la nostra produttività complessiva diminuisce. Bene, ma quello che sta accadendo adesso è che la disoccupazione sta crescendo in una fase in cui la produttività sta continuando a crollare. Cioè siamo veramente in una trappola pericolosissima. Quindi se aumenta l'occupazione, diminuisce la produttività, nel breve periodo ci può stare. Scorriamo, si dice, lungo la curva di domanda. Ma se la disoccupazione aumenta in un contesto di caduta della produttività, stiamo entrando in una vite estremamente pericoloso. Salto questo, ecco, voglio fare vedere questo confronto. Questo sarebbe il contenuto tecnologico stimato con queste tecniche standard, della contabilità della tecnica si chiamano, della Germania e dell'Italia. Poi guardate, diciamo, la dinamica degli anni dall'80 al 2000. Tenete presente che noi, la Germania qui inizia la sua fase di di organizzazione, no? Le due Germanie diventano una. E mantiene così, con tutte le difficoltà,
mantiene un ritmo simile al nostro, anzi accetta. Come dire, riesce a ritmizzarlo, ci racconta, riesce a ristrutturarsi in maniera efficiente. Questo per noi invece è lo stesso periodo in cui riprende il tema della seconda relazione, perdiamo il sud. Bene, quindi loro si uniscono e noi ci spezziamo. Quando usciamo questa fase, e qui è Maastricht, questo è l'altro tema, l'ultima parte, 5 minuti di gioco, recentemente dalla crisi appunto con il nostro prima nonno. Siamo forti, ma noi cominciamo ad andare in discesa e loro continuano a crescere. Questo perché effettivamente l'euro ha un ruolo, adesso lo vediamo, un grosso ruolo, ma non è la causa. Si innesta sul processo, da cui noi non siamo capaci di uscire fuori e a cui torniamo sempre la stessa ricetta. Tralascio. Voglio fare questo, l'ho preso dalla relazione dell'Istat di ieri, che la domanda è, le imprese, voglio effettivamente, ma quanto sono interessate al posto del lavoro, relativamente? Cioè, noi sappiamo che il lavoro pesa, nel settore dell'energia in media, 11-12 punti percentuali, nel manufatturiero arriviamo al 43%, sono tesi come importanti, naturalmente ciò che caratterizza il lavoro non è quanto pesa, ma il fatto che effettivamente può essere difficile liberarsi di quelli che forse bene. Però se noi chiediamo alle imprese, ma dimmi un po', quali sono i principali fattori che ostacolano la competitività, la tua competitività? Questo è il test che ha fatto l'indagine, che ha fatto l'Istat con i dati del censimento. Ma scopriamo che non c'è lavoro, non c'è scritto il costo del lavoro, c'è scritto mancanza di risorse finanziarie, quindi naturalmente c'è un problema che riguarda i finanziamenti. C'è scritto scarsità e mancanza di domanda, cioè non so chi prende, faccio i cartelli, mi vorrei sul favore, non c'è nessuno che compra il cartello. Oneri amministrativi burocratici, l'organizzazione, lo sappiamo, l'amministrazione più efficiente del nostro sistema. Contesto socioambientale, cioè quindi non c'è il lavoro, adesso io non credo che questa abbia fatto una tabella così maldestra. Quando ci saremmo aspettati, se è vero tutto quello che veramente sentiamo, ma loro come? Posso il lavoro? Non c'è. C'è qualcos'altro. Quindi su questi temi su cui noi dobbiamo guardare, ci abbiamo quattro linee di politiche di intervento. Hanno detto che sarà bene. Chiaramente come si fa, sono quattro chiavi di lettura. Questo è per dirvi che nei confronti internazionali è la stessa cosa fatta dalla Banca Mondiale. Ha fatto un indice, perché ancora le cose facili di investire, un paio di aziende, un'impresa. In un paese noi siamo in 87esima posizione ed eravamo nella 70esima, quindi è un paese e non c'è il costo del lavoro in questa azienda. Voi vedete che abbiamo delle difficoltà che neanche le imprese sanno individuare quando poi presentano le loro politiche, perché nel discorso ieri con fiducia non ho sentito nulla, non chiacchiere. Cioè i rimedi. Che anche le svilisce, però riferimenti come tema centrale è il costo del lavoro. Conseguenze, qui sono arrivato a termine, mi scuso per la lunghezza. Conseguenze per l'euro e per la tenuta dell'euro, perché c'è qualcuno, ci sono dei economisti, ma ci sono convinti, in Italia in particolare, che l'euro salterà. Bene, io non sono convinto di questo, ma sono detto che se noi facciamo una seria valutazione dell'euro, l'euro salterà, poi possiamo dire beh, ma non so. Bene, ci ragioniamo. Però quello che la domanda che ci facciamo è da che parte stiamo andando? Perché questo implica il piano della politica, la relazione tra quello che io immagino essere una politica interna, la gestione di relazioni interne, quello che è sul fondo europeo, il piano europeo. Allora, se io prendo il costo del lavoro per unità di prodotto, qui ho ricordato che viene calcolato, e prendo i famosi paesi di X, Italia, Spagna, Irlanda, Portogallo e Grecia, voi vedete che il costo del lavoro per il prodotto fatto c'è, sempre come indice, dal 99 è fortemente cresciuto, vediamo l'Italia, del 15%, vedremo, Irlanda sarà la dinamica particolare
adesso non entro nelle singole dinamiche, ma nei paesi peggiori è aumentato molto. Nei cosiddetti paesi periferici rispetto alla Germania. Ora, se io prendo gli altri paesi, il COPRA, indipendentemente da quanto siamo aumentati negli anni, guardiamo la Germania, perché sennò quello di ragionamento diventa più particolare. In Germania, dal 99, si è ridotto e adesso sta leggermente aumentando, perché come prima c'è un processo di redistribuzione, quindi a parità di quantità prodotta sta aumentando l'ora destinata al salario che ha detto. Ma la cosa che mi interessa è che la Germania diminuisce di 17 punti, no, 13 punti, e noi siamo in cioè il costo del lavoro con il reddito prodotto relativo è una cosa che ci deve dire da quelli che è il costo della produzione del reddito prodotto per beni italiani rispetto a quelli tedeschi. Ora qui c'è una enorme confusione, perché dire c'è anche l'industria della sede, l'industria di sede della sede, facciamo spiegare che siccome il costo del lavoro del reddito prodotto aumenta più in generale rispetto alla Germania, semplicemente va male, tu devi fare questa valutazione interna. Vedete, però, perché il costo del lavoro per il prodotto è aumentato più di quanto aumenta la parte. La mia risposta, che spero sia una tua risposta, diciamo, è che il costo del lavoro per il prodotto dipende dal numeratore, ma anche dal denominatore. Siccome io ho capito che in Italia c'è un problema di produttività che porta avanti da 30 anni, ma io potrò fare qualunque operazione sul numeratore, ma alla fine, come ho detto prima, camminerò nella parte. Cioè, la politica oggi che riequilibra il costo del lavoro non è disgiunta dalla politica della distribuzione, che non è disgiunta dalla politica della crescita dello sviluppo. Altrimenti il risultato finale è questo dell'ultimo slide, che ho veramente terminato, che ci porta dentro il problema dell'euro. Noi abbiamo fissato la nostra varietà centrale, verso lo quarto, verso lo quarto, qui c'è un dibattito, non l'abbiamo fissata rispetto agli altri paesi. Bene, quindi il tasso nominale di cambio non influenza più i flussi commerciali del paese, anche nell'area dell'euro, ma quello che influenza è quello che si chiama il tasso reale. Insomma, la storia è sempre la stessa. Quando vado in vacanza a New York, non sono interessato a quanto costa un dollaro, euro, ma anche quali sono i prezzi di New York, perché se sono troppo alti non mi potrei spendere troppo. E se sono molto bassi, invece non conviene. È la storia della Croazia che qualcuno ricordava prima, al contrario. Va bene, quindi ciò che determina la competitività della vita delle merci non è il tasso nominale, ma il tasso reale, ovvero il confronto tra i prezzi di una stessa merce riprodotta nella stessa valuta. Siccome noi abbiamo fissato il tasso di cambio nominale, la dinamica che guida il rapporto del tasso di cambio reale sono i prezzi italiani rispetto ai prezzi esteri. Questa è la dinamica rispetto ai paesi europei. Cioè, voi vedete, dalla 94 l'ultima valutazione competitiva, dopodiché c'è stata una fase transitoria, dopodiché con l'euro questo tasso di cambio è solo aumentato. È solo aumentato. Siccome dei prezzi, noi ci abbiamo esattamente quello che dicevamo prima, i prezzi dipendono da tre variabili fondamentali. Il costo dei fattori, diciamo il costo del lavoro, cioè il costo dei fattori, la produttività e il mercato, cioè il grado di concorrenza dei mercati beni nazionali. Ma noi qui abbiamo tre ragioni per ragionare sui prezzi, non è solo il salario è una componente del prezzo. Poi abbiamo come al solito la produttività e poi abbiamo dentro il grado di concorrenza dei mercati che sono rimasti stabilmente alti in Italia, cioè le privatizzazioni in Italia, perché tutto il settore dei fabbrici olivetti non hanno aumentato il grado di concorrenza dei mercati, quindi hanno aiutato a ridurre i prezzi del paese, ma hanno avuto un effetto opposto. Cioè, gli autori del nostro paese stanno lì tra il consumatore e il produttore, ma non abbiamo ancora capito chi fa gli interessi. Sono rimasto sorpreso soprattutto a leggere Barilla con Fiducia che chiedeva alle fabbriche olivetti, energia, telefonia, di uscire da Confindustria, perché c'è un conflitto di interesse per il dibattito non mi sembra questa. Lui dice, se io devo pagare 30 milioni di bolletta elettrica, se me ne potrei pagare 24, vorrei che Confindustria
questo è l'interesse dei miei interessi. Io mi metto a difendere il parere. E quindi chiaro questo perché? Perché in quei settori, che sono quelli al massimo livello di grado di mancata concorrenza, incidono molto sui livelli dei prezzi. Quindi, questa è infatti ci sarà fuori lavoro, ma non può essere tutto. Allora bisogna, e chiudo veramente, cercare, io parlo sempre di stato invitato, questa riunione, cercare di capire che i temi della distribuzione della crescita dell'offerta della domanda non li possiamo trattare su tavoli separati. Le politiche dei due tempi, oltre al fatto che secondo me non l'abbiamo mai visto, ma non sono sostenibili, non sono proprio sostenibili per questa dinamica. Marginalizzarci sempre di più in Europa. Teniamo presente che questa dinamica non riguarda solo l'Italia, anche altri paesi come la Francia, ormai sono in situazione di il famoso asse franco tedesco non esiste più da tempo. Abbiamo un paese che esporta in tutti i paesi europei e tutti gli altri che importano, compresa la Francia. Tenete presente che dietro ogni movimento di merci c'è un movimento di capitali. Bene, se io non ho i soldi, compro la cosa e mi faccio finanziare la finanziaria della cosa. Quindi quando compro un bene sto importando anche capitale. Questo ha un effetto molto devastante sulla stabilità del sistema euro, perché crea degli squilibri continuamente crescenti che non saranno da male. Quindi, naturalmente, il tema di come l'Europa fisca poco, perché sennò andiamo a dire poi, sono cose che conosciamo da una. Grazie, scusate la pubblicità. Io sarei stimolatissima da replicare ad alcune cose, però mi sembra che forse data. Va bene, allora facciamo il dibattito, no? Ovviamente ci sono una serie di sollecitazioni, mi è consentito, faccio soltanto una battuta allora in chiusura. Non una cosa. Io credo che l'ultimo intervento in particolare in qualche modo riprendeva le fila delle trasformazioni complessive che abbiamo assistito. Abbiamo detto di fatto no, però è tutto evidente che noi siamo in una situazione in cui la svolta che è avvenuta ad un certo punto, che ha prodotto una trasformazione del sistema capitalistico, a un certo punto a partire dalla seconda metà degli anni 70, per motivi che si potrebbero analizzare, ma comunque comincia un processo che è quello che abbiamo definito poi di globalizzazione capitalista, di capitalismo finanziario, un processo che è fatto di liberalizzazione dei movimenti di capitale, di perdita di sovranità delle istituzioni pubbliche e della invece trasferimento di sovranità a favore di concentrazioni di risorse e di potere privato crescenti, che è fatto di processi di privatizzazione che vanno dai sistemi creditizi ai sistemi di welfare, quanto punta nel capitalismo finanziario i fondi pensione, che sono un pezzo appunto di privatizzazione dei sistemi di welfare, quello che noi chiamiamo, perché abbiamo deciso che il dibattito non lo facciamo, politiche neoliberiste ha prodotto un gigantesco processo di redistribuzione delle differenze sociali, mi farebbe piacere poter intervenire.
prima delle importanti dei dati dell'OCSE, c'è un dato che in qualche modo io ricordo sempre, che è un rapporto dell'OCSE del 2008, che diceva che dal 1976 al 2006 i redditi da lavoro avevano perso nei paesi OCSE 10 punti di PIL a favore di profitto e rendita, che in Italia diventavano 15, quindi con un differenziale per quel che riguarda l'Italia rispetto agli altri paesi. Ora noi ci troviamo in un contesto in cui diciamo, le politiche segnatamente fatte in Europa, diciamo, dopo l'esplosione della crisi, ce lo siamo detto tante volte, sono politiche che la crisi la acuiscono e che sono largamente insostenibili. Citavo in ingresso il dato appunto che noi abbiamo ancora, ci sono 125 miliardi di interventi già approvati, non ancora attuati, per le finanziarie Berlusconi e Monti, a cui si dovrebbe raggiungere dal 2014 la piena attuazione del fiscal compact per un altro 50 miliardi di sottoscolomati. Siamo in un quadro assolutamente insostenibile. Allora, l'unico punto che mi premeva di ribadire è che in questa situazione io credo che ci sono tante da attirare, ma che noi dobbiamo, io penso, lavorare all'idea di piattaforma di ricomposizione in cui, diciamo, rispetto a un intervento come quello di Chiesa che dice no, questo no perché non ha un senso, penso a se noi alla fine abbiamo avuto in questo paese, nel fatto che l'Italia sperimenta una crisi propria, che è la crisi di cui si parlava, che è una crisi, diciamo, di produttività del capitale, potremmo chiamarla, che è una crisi di gap tecnologico che incrementa, che è una crisi di specializzazione produttiva nel senso della marginalizzazione all'interno della divisione internazionale del lavoro, noi poi dovremmo avere la capacità di fare una forma in cui si tengono insieme più cose, in cui si tiene insieme la ripresa di una capacità di intervento pubblico in economia, dalle politiche creditizie a quelle del welfare, a quelle industriali, persino l'iper liberista di terra, c'è una banca pubblica per il finanziamento delle piccole e medie imprese che noi non abbiamo. Quindi c'è un problema sul terreno delle politiche di ricerca e sviluppo. Quando investiamo l'1,25 del PIL, la Germania sta al 3%, e quindi diciamo che guarda in particolare a processi modifica del modello di sviluppo, perché noi abbiamo le tante crisi che sono state descritte, abbiamo una crisi ambientale che per esempio imporrebbe, consentirebbe di fare investimenti sul terreno delle rinnovabili o dell'efficienza energetica, che sono le due grandi filiere in cui si potrebbe fare un piano per il lavoro che crea, diciamo, un'occupazione di qualità. Questo non sta in contraddizione con la necessità di costruire parole d'ordine di ricomposizione sociale, io credo che facciano i conti con l'estrema scomposizione della classe. No? Leggevo un rapporto su quanto la contrattazione copre e quanto, diciamo così, tutta la parte del lavoro precario, ad esempio, sia chiaramente, sono cose assolutamente arcinote, però sia a livelli salariali talmente tanto bassi, per cui la questione è un salario orario minimo in cui non si riproduce la contrapposizione, ad esempio, tra contratto e legge, perché si dice che viene fissato come media dei minimi contrattuali, è una questione che si pone, perché altrimenti la contrattazione copre una parte, sempre meno, ma c'è una larga fetta crescente di mondo del lavoro rispetto a. E in questo quadro, secondo me, ci sta anche il tema del reddito minimo garantito, io lo chiamo così, che è un tema, diciamo, evidentemente abbastanza decisivo. Diciamo, il piano per il lavoro non è in contraddizione con un elemento di riforma universalistica del sistema di welfare che tenga presente la necessità di dare risposta a una condizione di precarietà che non può essere risolta, diciamo, nelle maglie del tradizionale welfare lavoristico per come l'abbiamo conosciuto. Tutto questo sarebbe fattibile, diciamo, dal punto di vista delle compatibilità economiche. Tutto questo sarebbe fattibile se ci diciamo, io credo che da questo punto di vista gli elementi di moderatismo siano effettivamente, diciamo, negativi, perché se è vero che dal 76 al 2006 c'è stata quella famosa diminuzione di 15 punti di PIL dei redditi da lavoro, che significa 230 miliardi di euro, poi se prendiamo
nel 1990 sono 8 punti di PIL, ma cioè quella divergenza così ampia, forse una piattaforma che dice la proposta di legge che noi abbiamo presentato sul reddito sociale, reddito minimo garantito, costa all'incirca 40 miliardi, sono 600 euro al mese, no? Questo potrebbe andare insieme ad un piano per il lavoro che investa dall'INO 25 miliardi di giorni di nuovi occupati, ma anche investimenti sulla riconversione, diciamo, e la capacità anche, diciamo, di superamento del gap tecnologico del sistema produttivo. Sì, queste cose potrebbero andare insieme, cioè sarebbe un piano che dice vanno spostati 7-8 punti di PIL in qualche modo, di politiche di investimento di un certo tipo. Io credo che questo sarebbe veramente un elemento di modernismo che va in avanti, cioè non si può fare una cosa che non condivido, per esempio, l'elenco pugliese è portato di dire si fa fatica a trovare i soldi per le politiche. È evidente, se uno sta nella cornice del fiscal compact, nella cornice, diciamo, delle politiche che vengono imposte dentro quello schema, si fa fatica a trovare i 3 miliardi per la cassa integrazione in deroga, si trovano solo, anche se tutti ti dicono che per la cassa integrazione in deroga nel 2013 ci sono 3 miliardi. Solo in quello schema la crisi non solo non si risolve, ma la crisi, diciamo, precipita rispetto ad essere sempre più drammatici. Allora io credo che davvero noi ci abbiamo bisogno di rimettere insieme i tasselli di una piattaforma di ricomposizione capace di avere qualche ambizione rispetto al modello di sviluppo, rispetto alla messa insieme dei pezzi, e ci abbiamo l'ambizione di fare questo unito evidentemente all'altro lavoro che è assolutamente indispensabile, che è quello che ci veniva descritto, diciamo, dalle relazioni, quella della Maria Rivera, cioè gli altri interventi che ci sono stati. Noi siamo in una situazione in cui, diciamo, chi si suicida nel Maghreb, diceva Navarrete, lo fa dando un senso in qualche modo di lotta collettiva. Qui da noi, diciamo, c'è soltanto l'elemento della vergogna e forse della rivendicazione estrema di dignità in una dimensione esclusivamente individuale. L'elemento della rottura, diciamo, del senso di potenza, della ricostruzione di una piattaforma, di un conflitto, di legami sociali che rendano in qualche modo credibile una possibilità di trasformazione, diciamo, è l'altro pezzo, perché è evidente che se la risposta viene data da una parte attraverso l'assunzione dell'ordine del discorso colpevolizzante, no? Detto serve anche a dire è colpa tua se siamo in questa situazione in qualche modo, no? Serve a far sì che ci sia un senso di colpa che non si trasforma in una soggettività organizzata. Questi in qualche modo sono gli obiettivi che anche attraverso discussioni come quella di oggi e poi attraverso il percorso che ci proponiamo ci siamo dati e cerchiamo di perseguire. Io ringrazio nuovamente tutti.